Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of New Pokémon Snap. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Ci siamo lasciati la scorsa puntata qui alla piana con gelo e abbiamo ottenuto la sfera Lumina. Quindi dobbiamo tornare nelle terre innevate di notte e andare a lanciare un po' di palle addosso ai Pokémon. Siccome il percorso l'abbiamo già visto più di una volta ormai, direi di fotografare ovviamente qualcosa di speciale. Ad esempio, cosa succede se lancio la sfera lì? Si illumina tutto quanto e ne esce qualcosa? A parte quel bel piplup nascosto là dietro? Proviamo ad andare dall'altra parte. Ok, eccoci qui. Allora, se vi lancio le sfere Lumina, fate qualcosa di speciale voi? Ad esempio, tu sembri bello carico adesso. Vediamo. Sì. È andato a disturbare Abomasnow. Abomasnow che ha fatto una bella tormenta di neve. Grande. E oh, è apparso Froslass. Questa volta non sta dormendo. Oh, aspetta, aspetta, non andare via. Non andare via. E oh, è andato dall'altra parte. Aspetta un attimo allora. Abomasnow, fermo. Ah, tra l'altro, sta andando a litigare. A parte che ha passato un Maitina, è andato di là. Sta andando a litigare con... esatto. Stanno litigando. Ok, dammi un secondo. Ok, altro percorso alternativo, perfetto. Avviciniamoci il prima possibile. Eccoci qua. Caverna tutta violetta e c'è un altro... Vivillon, più di uno. Grande, bella questa. E c'è anche... un Jinx. Che però non si sveglia. Oh, si è svegliato invece. Ciao. Ciao anche a te allora. Allora, c'è qualcosa a parte quel Capciu di speciale qui? Oh, aspetta. Ok. È cambiato qualcosa. Ah, sì, qualcosa c'è lì. C'è dentro qualcosa là. Dove, cosa? Dove, chi? C'è qualcosa nel ghiaccio, lo vedo. Ho capito che cos'è, aspetta. Aspetta, intanto. Ecco qua. Ho capito che... aspetta, le rovine. Ecco qua. Ho capito che cos'era, era il fossile. È il Pokémon fossile, quello di... di sesta generazione. Non mi ricordo come si chiama, però. Ciao. C'è un Avalung. Ed è apparso un altro Beartic, più di uno. Dov'è? C'è qualcosa? Aspetta, no! Non andare via! Voglio fotografarvi! Non ti puoi girare? Dai, in Pokémon Snap il primo sarebbe stato una foto rara quella. Tipo quella di Pikachu, esatto. Che sale in groppa d'Articuno. Peccato, è troppo lontano. Ehi! No? Sì, si sono girati. Ciao! No, non ti incazzare, dai. Questo piedino alzato. Ma dai! La marcia dei pinguini! Che tra l'altro è la prima fotografia di uno Snoom che riusciamo ad avere decente, questa. Eccolo! Fermo un attimo. Eccolo lì! Si è svegliato! Non so se l'abbiamo svegliato noi o meno, però. Intanto... lì ci sono dei Mamoswine, una bella aurora boreale. E... no, è troppo lontano. Girati, per favore. Eccolo, Aurorus. Bello. Dai, mangia. Bello, si è illuminato tutto. Grande, bellissimo lui. Molto carino, molto carino. Però siamo arrivati alla fine. Molto bella. Abbiamo trovato le cavolo di rovine. Abbiamo trovato un sacco di roba nuova. Direi che secondo me ci fa andare avanti. 57 fotografie e 12 Pokémon. Ah, tra l'altro Abomasnow e Froslass erano anche di missione, fantastico. Questa qui dove fa la tormenta di neve, perfetto. E Froslass tutte quante valgono, ma direi questa qui. Vivillon, ah, peccato, ci manca solo quella da 4 stelle a noi. Vabbè, scegliamo questa qui. E tutto il resto è tutto nuovo. Ed infine le antiche rovine, penso che al gioco freghi relativamente poco questa. Allora, com'è andata la spedizione? Questo è un Piplup, perfetto.
Ok, ovvio. Guarda, lo sapevo, ma era troppo bella questa fotografia. Poi, a Bomasnow. Vabbè, questa è per la missione. Ammetto, non pensavo. Froslass, anche questa per la missione, sarà oro. Argento, peccato, era carina. Divillon, vediamo. Sembrerebbe... Ah, peccato. Era carina. Jinx, questa è buona. Perfetto, questa era veramente buona. Capture è molto vicina, per fortuna. Ok, mi aspettavo almeno un argento, eh. È un po' bassino oggi con i punti. Auroros, dai, non me la puoi dire che è brutta. Questa me la devi dare minimo argento, minimo. Oh, va, questa cacchio ne valeva la pena. Beartic. Oh, addirittura. Pensavo che di schiena mi avrebbe dato almeno l'argento, però cacchio. Bella questa, questa mi è piaciuta. Avalung. Vediamo, oro? Almeno, dai, in primo piano, perfetto. Delibird, vabbè, questa non era niente di speciale. Snoom, dai, questa è molto bella. Oh, peccato, dai, era così carina con anche Piplup. Mamoswine, vabbè, questa l'ho fatta solo per i punti. Ed infine le antiche rovine, ovviamente serve per sbloccare la prossima zona. Perfetto. Saliamo di livello? No, manca poco però. Oh, a proposito, visto che la ricerca procede speditamente, ho una comunicazione da farti, sì, come al solito. Dunque, prof, ora ci direi che è possibile andare a visitare un altro Pokémon Lumina? Ho sentito che hai trovato un nuovo varco per il teletrasporto. Nulla sfugge all'attenzione della mia assistente. Ebbene sì, questa volta il segnale proviene dalle viscere del sottosuolo di Petreo. Un'esplorazione sotterranea, che forza! La grotta sembra essere incredibilmente profonda. Lascio l'esplorazione nelle vostre mani, nelle mie mani. So che non mi deluderete. Lo so, prof. Ehi, ciao. Hai un minuto? Certo. Non so se il professore te l'ha già detto, ma a quanto pare abbiamo il via libera per esplorare la spiaggia di notte. Scommetto che muori dalla voglia di andarci. Vabbè, effettivamente. Anch'io non vedo l'ora. Effettivamente chissà perché non ce l'ha fatta fare prima. Nuova area disponibile, che ovviamente è la spiaggia di notte. Però prima andiamo alla grotta lontana. Nella grotta. Allora, quale sarà il Pokémon di questa zona? Ah, ma siamo in acqua, quindi. Ok. Ma aspetta, ho dato per scontato fosse un Pokémon Lumina, invece. Bellini loro. Comunque, ho dato per scontato quello che... È un Joltik! Il mio piccolo Joltik! Bellino lui! Dovete sapere che io adoro Joltik e Galvantula. Purtroppo, cavolo, sono molto fragili come Pokémon a livello di combattimento. Però, cavolo, se sono belli. Sono veramente degli ottimi Pokémon, se li sai usare. Quindi, non credo siamo in zona Lumina, allora. Ok, non gliene è fregato assolutamente di meno. Oh, è quello? Bellissima! Bellissima questa! Cacchio, ma che stupenda era questa fotografia! Bella, questa mi è piaciuta un sacco! Ah, troppo lontano, ovviamente. Ah, cavolo. I Pokémon che vanno... così veloce volando sono difficili da prendere. Vediamo se ci arrivo. Preso in pieno. Ho visto... Ah, Dio mio, pensavo che era un Rotom io. Ero convintissimo fosse Rotom quello. Un po' più in alto. Vediamo. Niente, non ci arrivo. Ok, non importa. Ci sono due Magikarp lì intanto. Più di due, cavolo. Andate a mangiare. Non credo che sia possibile. Cos'è che fa tutto sto rumore? Vediamo. Non penso siano i Magikarp. Oh. Il Brevieri si è svegliato? Ah no, ce ne sono altri insieme a dei Crobat. Ah, ci sono i Grogank. Effettivamente era un suono un po' da ranocchia, eh. Vai a mangiare.
Era un suono un po' ranocchioso questo, eh? Dove sei? Bella la gro... Un Sableye! Bellissimo! Grandissimo Pokémon di terza generazione, tra l'altro. Bello. Ehi! No, non scappare! C'è una mela lì! Attenzione. Bello, Sableye! Ma il Gengar di prima, vai a mangiare. È andato via. Bastardo. Volevo farti una fotografia io. Tanto mi apparirà di sicuro alle spalle. Aspetta. Ah, cavolo. Ok, ci sono dei minerali rari. Ad averlo visto prima, cavolo. Sarei riuscito a fotografare la... Sei riuscito a fotografare il cristal fiore. Rampardos. Te vai a mangiarti la mela. Ed è scappato. Ma cacchio, già avevo un Crobat a portata di mano, cavolo. Ehi là, vieni a mangiare. Ma stanno sculettando. Vai a mangiare. Oh, guarda che ho attirato la sua attenzione. Ciao. Eccolo di nuovo qua. E niente, se n'è andato. Che sta guardando quel Crobat? Che ci sia qualcosa nell'acqua? A parte quel Gengar che sta aspettando solo di uscire dal vortice. Ah, c'è un Geodude. Preso. Dai, scendi. Maledetto. Comunque, altro Rampardos. Cosa sta guardando lui? Non lo so. Non lo so cosa stava guardando, però mi aspettavo ci fosse un Pokémon Lumina qua, ammetto. Non pensavo un altro percorso addirittura. 51 foto e 10 Pokémon scattati. Oggettivamente quasi tutta roba nuova. Besto timing. Allora, Crobat, quanto mi dai per questa? È molto vicina, non è centrata, ma almeno l'oro me lo puoi dare. Esatto. Poi, Carbininck. Sono due. Argento, visto che è un po' lontana. Vediamo. Bronzo, va bene, non importa. Geotipo, vediamo, vabbè, di schiena non mi aspetto niente di che. Addirittura nuova? Non ce l'avevo da una stella? Anzi, non c'avevo una fotografia di un Geodude, davvero? Joltik, vediamo. Bronzo, argento, ok. Gengar, dai. Cazzo, se non mi dai il cristallo per questa. Se non mi dai il cristallo per questa sei un venduto. Ecco, appunto. Poi Breviary, vabbè, questa non è niente di eccezionale. Ok. Magikarp, anche questa, bronzo, ovviamente. Krogunk, cavolo, sta mangiando, almeno l'argento me la puoi dare qua, vero? Vediamo, scopriamolo subito, argento. Sableye, ah, purtroppo non è preso benissimo, me lo tocca il bronzo qua, me lo tocca sì. Argento addirittura. Rampardos, dai, sono due, stanno mangiando e quello mi sta guardando dritto. Almeno oro me lo devi dare. Perfetto, questa era buona, questa era buona. Fammi indovinare, devo farmi un altro giro perché abbiamo appena fatto il level up. Addirittura non siamo saliti di livello, è credo la prima volta che succede. Collezionista di veleno. Vabbè, mi tocca quindi un altro giro. Che bello che è Joltik. Preso. Oh, spero sia cambiato qualcosa. Sì, sì che è cambiato qualcosa. Cavolo, bella questa. Purtroppo non l'abbiamo presa benissimo, ma mi è piaciuta. 13 Pokémon fotografati questa volta. Bella quella dei Noibat. Cavolo, questa era proprio bella. Vediamo quanti punti otterremo a questo giro, prof. Joltik, perfetto, questa è molto meglio. Poi vediamo Geodude, vabbè, niente di eccezionale, sempre di schiena, Forello. Crobat, diamante, perfetto. Poi Carbininck, vabbè, bronzo, era lontana. Glalie di spalle, non mi aspettavo niente, se non l'argento. Breviary, vabbè, lontana, perfetto. Beartic, lontanissima, ma proprio... Gengar, dai, questa è bella. Gengar, cacchio, porca miseria, me la potevi dare oro questa. Peccato, Magikarp, vabbè, niente eccezionale. Infatti, peccato. Krogak di spalle, perfetto. Noibat, dai. Cazzo, questa è bellissima. Questa me la devi dare i punti, questa è diamante. Ok,
che stronzo. Sablai, vabbè. Argento, va bene, non importa. Rampardos, diamante, perfetto. E con questo, chiaramente, saliamo di livello. Perfetto. Cavolo, è la prima volta che ci succede che non saliamo di livello al primo giro. Collezionista di draghi. E non mi ha detto nulla sul percorso, il che vuol dire che dobbiamo rifarcelo. Quindi adesso ci tocca fare il giro una seconda volta col livello maggiore. Ci sarà un percorso alternativo da qualche parte. E sicuramente, esatto, qualcosa è cambiato, ad esempio. Ehi. Cavolo, sono scappati. Guarda come se la divertono, maledetti. I Pokémon volanti in sto gioco sono terribili da fotografare. Sono veramente terribili. Andresti a mangiare quella mela? No, è andato a saltellare via, d'accordo. Quel Joltik è bellissimo, come al solito. E qui, a parte Gengar, di schiena. Girati, ah, stronzo. Gengar di schiena, c'è un gruppo di Joltik lì. Non si è visto nulla di nuovo, a parte ancora... Guardala lì, guarda, proprio ci guardano dritto dritto. Volevano proprio farsi fotografare, eh. Aspetta, eccolo. Preso, in pieno tra l'altro. Stavolta ti ho preso proprio bello, pieno, in primo piano. Dunque, c'è qualcos'altro da queste parti? Io continuo a usare lo scan perché di solito al secondo giro si sbloccano i percorsi alternativi. E infatti lì c'è ancora Beartic, ma non vedo nulla di nuovo per adesso. A parte quello, i Drifloon. Non dirmi che vanno a rapire i... Non dirmi che vanno a rapirli, dai. Sto gruppone di Crobat incredibile. Ho sentito qualcosa. Ai! Oddio, i Clefairy! Belli loro! Scusami, non volevo colpirti. Cos'è? Ho visto qualcosa di gigante sopra di me. Ah, peccato, mi sono perso il Crystal Fiori io nel mentre. E anche il Breviary che era lì mi sono perso. I Rampardos! Scusami, non volevo menarti. Il Rampardos qui vicino. Stiamo andando dall'altra parte. I Geodude che intanto se la menano. Dove? Che cosa? C'è un Crobat che dorme. Ciao! Un Mawile. Eh beh certo, però è girato di spalle. Niente, eravamo troppo in basso per prenderlo, cavolo. Bello, una zona nuova. Successo qualcosa? Ho sentito qualcuno... Ah, stanno ancora litigando quei due. Sentivo delle rocce cadere, cioè, effettivamente. Sablai che... No, stanno cercando di mangiarsi quello. Fermi. Lasciatelo. Dove? Che cosa? Il colore del magma potrebbe... Ok. Quindi un attimo, fermi tutti. Vai a mangiare quella mela. Bello. Bello da vicino lui. Questo sembra tanto una zona da o Groudon o Heatran. Vai a mangiare. Eh beh certo. Non ti dispiace, vero, girarti? No? Dai, girati. Dai, per favore. No, continua a far vedere la faccia. Ovviamente quella cattiva, i capelli fa vedere. Crystal Fiori però non ne vedo. Non mi sembra di vedere Crystal Fiori da queste parti. C'è qualcosa di nuovo. C'è dell'erba. È tanto un... Tanto Jurassic Park questa zona. Che bellini che sono i Noibat. Andate a mangiare. Oh, scusami, non volevo colpirti. Perdonami. E niente, infatti se ne vola. L'abbiamo spaventato. Ti giuro che per un secondo mi sembrava la coda di Zeraora quello. Sembrava la coda di un Zeraora. Ho detto, mi sembra strano. C'è un Carbinink. E c'è anche il Crystal Fiore. Dove?
Ok. Come lo prendo il crystal fiore io? Ah, erano antiche rovine. Ti giuro che non le avevo. Ti giuro che non le avevo capito che erano le rovine quelle. Dove? Vediamo. La luce calda emanata dalle pietre spiegione in presenza delle piante. Quello cos'è? Ah, è sempre il Rampandos che dorme. Niente, non ho fatto in tempo a risvegliarlo. Però forse con le antiche rovine abbiamo sbloccato già la prossima zona. Speriamo. Chissà qual è il prossimo Pokémon Lumina. Ammetto, non penso sia un Heatran. Non ce lo vedo. Però cos'altro potrebbe essere in una grotta del genere? Beh, se ci sono i fossili, non lo so. Intanto mi serve una fotografia da 2 stelle. Tutto il resto è magia. Cavolo, Vivillon da 4 stelle. Così abbiamo completato tutto il suo album. Che poi è particolare. Cioè, non c'era niente di strano in quella fotografia. Ed infine anche le antiche rovine, che abbiamo fotografato un sasso. Non è che abbiamo fotografato chissà cosa. Soro. Allora, un bello Noibat. Bronzo. Crobat, dai, questo è oro. Diamante, perfetto. Carbinink. Si spreca lei per i punti. Joltik. Vabbè, questa ci stava. Gengar, bella come al solito. Bella, molto bella. Breviary. Vabbè, me l'aspettavo. Beartic, anche questa lontanissima. Non ci pensavo neanche. Drifloon, dai, questa è carina. Purtroppo sono di spalle, ma sono 5 Pokémon in una fotografia. Almeno un argento ti potevi sprecare. Vivillon, 4 stelle, perché? Vabbè, comunque, abbiamo 4 Vivillon diversi per tutte quante il suo album, perfetto. Poi, Clefairy. Almeno un oro? Almeno? Dai, è centrata. Oh, bella questa. Krogunk che dorme. Un pelino di più ti potevi sprecare. Rampardos, dai, è centrata. Rampardos, cacchio, dalla prima fotografia che gli abbiamo fatto è tutta una soddisfazione, grande. Geodude, vabbè. Carina, però non mi aspettavo niente di che. Ma Wild purtroppo è di spalle. Purtroppo non mi aspetto granché. Beh, è andata meglio di quanto mi aspettassi. Sablai. Perfetto, molto bella. Ed infine, le antiche rovine. Il che vuol dire che la prossima zona deve essere per forza il Pokémon Lumina. Per forza. Non saliamo di livello? Saliamo di livello! Dai, cacchio! 3° livello! L'esplorazione di questa zona procede ottimamente, non lasciamo inesplorato nessun angolo, ne vale la pena. Ma al 3° livello cambia qualcosa? A proposito, visto che sì. Sai che se mi fa trovare il Pokémon Lumina, comunque sarei tentato di mettere la fotografia di Gengar come copertina per questo episodio? Dai prof, dammi tutte le notizie nuove. Che è quella faccia crociata? Sono sbalordito, non avrei mai immaginato di trovare piante capaci di sopravvivere in tali profondità. Il mondo è pieno di meraviglie. Vai al sodo, prof! Cos'è che dovevi dirci tanto importante? Ah, giusto, quasi dimenticavo. Il prof ha scoperto dove si nasconde il prossimo Pokémon Lumina di Petrio. Esatto, questa volta il segnale proviene da un'enorme cavità nella parte più interna della grotta. Quindi questo è l'ultimo Pokémon Lumina. E noi non ce lo lasceremo sfuggire. Dai, prof. Dunque, nella parte più profonda di giorno, tra l'altro. Volevo controllare se al 3° livello cambiava qualcosa, effettivamente non ci ho pensato subito. Eccoci. Heatran? Vediamo se ho ragione. No, è uno Steelix. È uno Steelix. Si capiva dal corpo. Beh, ma ci sono tanti Pokémon belli grossi. Certo, Milotic non è enorme, però come Pokémon Lumina, guarda che comunque ha una grandezza maggiore del normale. Di sicuro dentro uno dei tunnel. Grazie, bel consiglio. A fare canestro qui però, Canestro. Dove? Cosa? Eccolo. Lanciagli una mela. Ah, cacchio. Dove è andato? Allora, sicuro non dobbiamo bersagliare queste qua piccole.
Dove? Ma l'ho appena lanciata. Ma va. Cavolo. Il problema è che se questo non esce me lo devo rifare il percorso. Dove? Dov'è? Eccolo. Maledetto. Bello sfuggente, per essere uno Stilix. Vabbè che le grotte, cavolo. Si avverte nella nebbia. Che cacchio. Maledetto. Dove? Eccolo lì. Si avverte una presenza. Ma porca. Il problema è che non sai mai da che angolazione uscirà, eh. Cioè tu puoi anche lanciare tutte le mele che vuoi, eh. Porca miseria. Cavolo. Questo è difficile. Maledetto lui. Guarda che sto giro non è facile. Va a una velocità mica male per essere uno Stilix. Vabbè, proviamo a velocizzarci. Magari riusciamo a cavare qualcosa fuori dal buco. Dove? Preso. Cacchio, no. Vabbè, però sono riuscito, anche se purtroppo di poco sono riuscito a prenderlo. Cavolo. Dove devo andare? C'è un cristal fiore. Forse col cristal fiore ci sono delle antiche rovine là. Attenzione. Vediamo se... Niente. Servito a niente il cristal fiore? Servito a niente. Dove? Il segnale si fa sempre. Ma come? A sto giro purtroppo, guarda che non è stato facile, prof. A sto giro è stata difficile. Tanto veloce non me l'aspettavo. Vabbè, se è davvero l'ultimo ci sta che non è stata facile. Allora, sicuramente un metodo per rifare questo percorso è spammare le mele all'interno dei vari buchi. Il punto è, esatto, il punto è riuscire a capire da quale entra e da quale esce ogni volta. Preso. Ovviamente il prof ha detto che dobbiamo, anzi qualcun altro aveva detto che dovevamo lanciare più di una sfera lumina per farlo illuminare. In sostanza, quando spammi le mele, se riesci a fargliela mangiare, lo riesci anche a fermare. Però qua... Dov'è che esce? Ah, cavolo! Qua purtroppo... Preso! Cacchio, sì, l'abbiamo preso. Stavolta l'abbiamo fatto illuminare. Dall'altra parte? Va bene, non importa, cavolo. Sai che, onestamente... A sto punto va benissimo anche così. Dove devo lanciargliela a sto giro? Ma va? È quello che sto facendo da mezz'ora. Guarda, mi va benissimo. Mi va bene anche così. Onestamente, se tanto anche al gioco... Basta che l'hai fotografato, sti cacchi, cioè. Vediamo. Esci fuori? Tra l'altro, quando... Preso! No, cacchio, spero di averlo preso dalla faccia. Tra l'altro, dicevo, spero... Cacchio, mi sono girato troppo tardi. Dicevo, spero che adesso che esce fuori da uno di questi sia ancora in forma lumina. Tra l'altro dovrebbe... Vediamo. Uscire tipo qua adesso. Dovrebbe uscire da queste parti. Preso. Cavolo, no. Vabbè, non importa. Non importa perché comunque siamo riusciti a fotografarlo. Quindi è una vittoria anche
Per me. Filmato. Vuol dire che abbiamo vinto. Una deviazione? D'accordo. Che c'era delle rovine, vero? L'hai vista anche tu? Sì, l'ho visto. Sì, l'ho visto. Ma va? Certo, andiamo. Sai che per un attimo pensavo fosse a piedi, dicevo, ma come mai a piedi sto giro? Un tempio? Esatto. È lo stesso simbolo che ci abbiamo noi. Quello dei fiori, ovviamente. Dio mio, che è sto posto? Milotic, Meganium, Vulcarona, Stilix. C'è qualcos'altro. C'è qualcos'altro nel mezzo, ovviamente. Lo stato di conservazione non è ottimale. Esatto. Meganium, Wishiwashi, Stilix, Vulcarona, Milotic e qualcosa di cancellato. Non è che appare Stilix all'improvviso? No, sembrerebbe di no. Eh beh certo. Devo fotografare qualcosa di particolare? Beh sì. Aspetta, i meteoriti hanno creato probabilmente una barriera. E ci sono ovviamente tutti i vari cristal fiore. Ma va, sono i 5 che abbiamo fotografato. Sì. Allora, visto così, non saprei dirti. Potrebbe essere un visto che si parla di luce, ma non credo. Non credo sia il Pokémon Lumina. Se si parla di natura e altro, boh, Xerneas, Iveltas, Zygarde, ma non credo. Non lo so. Se devo buttare una teoria, butto su Iveltas. No, Xerneas. Un solo Pokémon fotografato, eh? Beh, certo. Purtroppo non è una delle migliori fotografie che abbia mai fatto. Lo so. Questa in realtà era centrata. Peccato che non sia illuminato. E purtroppo sono tutte un po' bruttine, però accontentati, prof. Questo abbiamo oggi. Dunque, se mi dà un argento è già tantissimo, ma... Punto al bronzo. Beh, dai, non abbiamo sbagliato sto giro. E saliamo ovviamente di livello, visto che ci basta un punto solo. Ottimo. E visto che il gioco ce lo permette, per fortuna possiamo fare un altro scatto. Prof, prima di andare, fammi aggiornare l'album. Che purtroppo lo so che questa fotografia non è buona, ma possiamo fare questo. Ah, va che bella. Ok, possiamo tornare al campo. Che probabilmente ci dirà: abbiamo scoperto qualcosa di incredibile. Addirittura. Beh, effettivamente è qualcosa di incredibile, ma per davvero. Se non si conta i DLC. Hi! Mi aspettavo un po' più di energia, eh. Voglio vedere come si chiama quest'ultimo posto. Oh, scusami, il murale è stato un fulmine a ciel sereno. Esiste un altro Pokémon Lumina e, come se non bastasse, la sua esistenza pare risalire a un periodo precedente alla caduta dei meteoriti. Eh beh, sì. Non vorrei dire, prof, ma mi sembri piuttosto contento. Eh beh, come non esserlo? Per quanto i nuovi ritrovamenti screditino la mia teoria, ci mettono comunque di fronte a una scoperta sensazionale. Inoltre, il risultato delle analisi condotte fino ad ora ha evidenziato che tutta l'energia di Lentil si concentra in un singolo punto. E per di più i sensori ne hanno rivelato chiari segnali, benché deboli, di un Pokémon Lumina. Sarà quella al centro del murale? È probabile. E allora dove si trova? È qui che le cose si iniziano a fare complicate. Tutto sembra puntare a una piccola isola di cui non c'è traccia sulla mappa. Io sospetto che si tratti di Auri, l'isola di cui racconta la leggenda. Bene, direi che è ora di partire per l'ultima spedizione della ricerca della verità. Perché no, prof? Andiamo. Isola di Auri, quindi, fammela vedere.
Ovviamente non partiamo adesso, però nuova area disponibile. Le antiche rovine di oscure origini che giacciono su un'isola dimenticata. Quindi, signori, vi ringrazio tutti per avermi seguito. Come al solito, se mi avete seguito, se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto. Noi ci vediamo alla prossima, in teoria, ultima spedizione. Ciao a tutti!